Quella di oggi sarà la giornata che con ogni probabilità definirà ufficialmente l'addio di Simone Andrea Ganza al Pescara. L'attaccante infatti è un passo dall'Ascoli per una cifra che dovrebbe aggirarsi sul 1.800.000 euro per l'acquisto a titolo definitivo. Si conclude dunque un'esperienza che sembrava dover essere lastricata di gol e soddisfazioni per l'ex Como e che invece si è chiusa nel peggiore dei modi. Solamente 5 le presenze per Ganza, che Zeman non ha mai davvero considerato parte del progetto biancazzurro, complice anche l'esplosione di Pettinari in zona gol. Ieri il direttore sportivo ascolano Cristiano Giaretta ha incontrato a Milano l'agente FIFA Luca Pennacchi, cura gli interessi del giocatore per conto della Reset Group di Davide Lippi. Le parti si sono lasciate positivamente, anche se ci sono da limare ancora dei dettagli. Il presidente Sebastiani aveva escluso ogni tipo di forma di cessione in prestito e tutto sommato il Pescara realizza un introito che sarà destinato verso altre operazioni. Manca ancora il placet dell'attaccante, che nelle prossime ore comunicherà la sua decisione. Ma a proposito di altre operazioni, la prima è quella che riguarda l'esterno offensivo del Palermo, Carlo Sembalo, che nelle intenzioni del club sembra aver superato Eder e Falco, ma c'è da battere la concorrenza del Brescia per il rosanero. L'attaccante classe 94 vuole giocare con continuità e ha chiesto al Palermo, attraverso il suo agente Beppe Accardi, di cambiare area. Come peraltro già accaduto la scorsa estate, lo stesso procuratore spinge per la soluzione Pescara. Il Delfino è forte dell'accordo con il giocatore, bisognerà trovare adesso però l'intesa con il Palermo. L'insidia per gli Yanis Agi invece arriva dalla Turchia, perché sul centrocampista romeno della Fiorentina, figlio d'arte, si è fiondato nelle ultime ore il Galatasaray, club per cui ha giocato e allenato il padre Gheorghe. Sempre in mediana, Koulibaly potrebbe andare subito all'Udinese, a quel punto il Pescara dovrebbe andare alla ricerca di una mezzala per sostituirlo e regalare a Zeman un'alternativa in quella zona di campo. La vera emergenza però per il Delfino in difesa, considerata anche la partenza di Sendardo e quella di Campagnaro e Biancazzurri, hanno fatto un tentativo con l'Inter per Bastoni, che nerazzurri avevano già acquistato dall'Atalanta. Nulla da fare, ma per Gravillon invece c'è più di qualche chance. Altri addii saranno quelli di Latte, che tornerà all'Atalanta, Selasi e poi Baez. Ufficiale intanto l'approdo di Pigliacelli alla Provercelli, che in una lunga intervista ha voluto chiarire alcuni punti della sua esperienza biancazzurra. Sul mio rapporto con il presidente Sebastiani, ha detto Pigliacelli, nulla da dire nei 3 anni passati a Pescara. Mai un'incomprensione o uno screzio tra di noi. Da parte sua ho percepito sempre una grande stima, sia tecnica che umana. Purtroppo quello che mi è capitato quest'anno a Pescara va oltre l'aspetto calcistico, perché troppe volte è stato tirato in ballo il lato personale, cercando di mettere in cattiva luce l'uomo oltre che il professionista, per cui questa cosa non sono ancora riuscito a mandarlo giù. Nella trasferta di Empoli, continua Pigliacelli ad insaputa di tutti e con grande stupore generale, senza darmi alcuna spiegazione, direttamente nello spogliatoio e davanti a tutti i compagni e lo staff tecnico, Zeman mi dice questa frase: vai in tribuna. Io, tanto è lo stupore, rimango impassibile a tutto e gli rispondo ok, e tutti i compagni ne possono essere buoni testimoni. Da quel momento in poi si è creato un insieme di inesattezze, falsità, notizie non vere intorno ai miei comportamenti e dalla mia persona, al punto di essere messo in cattiva luce sia a livello nazionale che soprattutto a Pescara, dove chiunque mi incontrasse, sia agli allenamenti che in giro per la città o allo stadio, si sentiva libero di potermi insultare pensando che avessi fatto qualcosa di male contro il Pescara e la sua maglia. Zeman è il responsabile dello staff, conclude Pigliacelli, ma secondo me gli sono state riferite alcune cose inesatte e sono stati ingigantiti alcuni momenti che potevano essere gestiti diversamente con maggiore elasticità.